Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie di essere qua. Un ringraziamento all'assessore Saltamartini, al dottor Gozzini, al magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche per il lavoro svolto molto, molto impegnativo da ormai molti mesi su questo studio che per noi diventa centrale, al professor Marasca, al professor Travaglini e a tutto lo staff che ha lavorato su questi dati, che sono dati fondamentali. Io farò un'introduzione breve e poi magari faremo delle riflessioni finali perché questi sono i dati che caratterizzano la sanità marchigiana. È importante esserne a conoscenza per un motivo, perché non può essere fatta alcun tipo di programmazione seria e pertinente se noi non sappiamo e non conosciamo quello che è il reale fabbisogno, in che cosa consiste, da quali territori proviene e come può essere spalmato. La risposta va costruita in base al fabbisogno. È l'orientamento su cui noi ci stiamo dirigendo, è credo l'orientamento più serio e soprattutto l'elemento indispensabile per una programmazione che possa essere una programmazione che non spreca, che ottimizza le risorse, che ottimizza e razionalizza anche quelle che è l'approccio sul territorio. Quindi non vado oltre perché credo che i dati sono molto più interessanti della mia prefazione. Passerei subito la parola al magnifico rettore per l'illustrazione dei risultati dello studio. Bene, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Il mio obiettivo è quello di proprio contestualizzare l'analisi che è stata realizzata, che poi verrà presentata dal professor Marasca e dal professor Travaglini, e cercando di far comprendere si colloca questo lavoro e a che cosa serve e perché c'è l'università, no? Perché poi questa è una domanda anche legittima. Quindi, come vedete, noi partiamo da un tema che è la collaborazione con la Regione Marche in sanità per lo sviluppo del piano sociosanitario, cioè avendo come riferimento questo. E qui c'è questa slide, secondo me, che è molto importante perché fa capire la logica di queste analisi. Allora, come vedete, è scritto una prima pericolosa confusione da evitare, il piano sociosanitario e la mobilità. Perché questa è una prima pericolosa confusione da evitare? Perché un primo punto è che i dati a consuntivo sulle performance sono importanti, anzi, sono molto importanti, ma vanno analizzati ed interpretati, ma soprattutto non ci dicono cosa fare, perché quello è il passato, no? Quindi il vero lavoro è mettere insieme una serie di variabili per ragionare in termini prospettici. E infatti vedete che il secondo punto, lo richiamo direttamente nel materiale, fa riferimento all'analisi di contesto in chiave prospettica, cioè gli aspetti evolutivi, sociali, economici e demografici sono determinanti da questo punto di vista, se vuoi ragionare in termini di futuro. Poi c'è tutto un altro elemento che riguarda la nuova tecnologia della sanità, in cui la tecnologia sta cambiando e sta influenzando la sanità, ma sta influenzando anche il modo di andare a erogare i servizi sanitari. Un altro aspetto che a me interessa molto è il sistema concorrenziale. Qui c'è un meccanismo che purtroppo noi subiamo di una concorrenza illogica tra le regioni, come accade tra le università. Tutto è pubblico. Ma se tu me le metti in contrasto uno a fianco all'altro, è chiaro che ingeneri una confusione di sistema. Però questo è, e su questo noi cerchiamo di razionalizzare gli interventi. Un altro aspetto che l'assessore e il presidente hanno più volte evidenziato è l'importanza del capitale umano. E questo va detto, no? Vediamo quello che abbiamo fatto noi. E cioè evitare il libro dei sogni. Perché se tu dici voglio fare questo, voglio fare questo, voglio fare questo, ma i medici mancano, o gli infermieri mancano, è ovvio che non lo fai. Quindi il tema del capitale umano è determinante. E allora tutto questo ci porta a far comprendere del perché c'è l'università, no? Perché noi abbiamo da questo punto di vista un approccio multidisciplinare che, come vedremo, ci consente di mettere insieme tutte queste variabili e di integrarle fra loro in chiave prospettica. Qualche dato
per vedere la nostra regione a livello italiano e poi entriamo nella nostra regione e vediamo un po' quello che abbiamo fatto in termini di capitale umano, cioè noi presenteremo dei dati e poi entriamo ancora di più sui temi del fabbisogno. Questi sono i dati demografici della nostra regione confrontati con le altre regioni, vedete noi abbiamo un 212.79 che è un bel indicatore di vecchiaia. Ci sono regioni però, quelle più scure per intenderci, che hanno indicatori nettamente più elevati. Il Molise lo vedete a 2,38, la Liguria a 2,67, significa che lì ci sono 2,6 ultra 65enni sugli 0-14enni. Questo è importante, determinante, perché l'invecchiamento della popolazione non determina un problema solo economico, cioè dal punto di vista del welfare. Dal punto di vista economico, ma determina soprattutto, e lo vedremo parlando di cronicità, un tema fondamentale per quanto riguarda proprio gli interventi sociosanitari, no? E quindi da questo punto di vista è fondamentale capire quello che accade, no, nella nostra regione. Un'altra componente sempre più rilevante è rappresentata dai residenti stranieri. Cioè perché? Perché i residenti stranieri richiedono dei servizi sanitari e quindi è importante tenerne conto, no? Spesso anche servizi sanitari, pensiamo solo alla lingua, diventa un punto rilevante anche quello. Qui noi abbiamo diminuito la presenza di stranieri, vedete che il peso complessivo della regione è 8.57, contro regioni che hanno l'11 e contro però alcune che hanno 3. No? Questo per un semplice fatto che ci troviamo di fronte a sviluppi economici differenti e quindi al fatto che il lavoro in certe aree c'è e in certe aree non c'è. E questa è, incominciando a ragionare per il futuro, poi entreremo nella Regione Marche con questi dati che si collegano perfettamente al piano sociosanitario, è invece la previsione al 2070. L'unica regione che cresce è il Trentino Alto Adige, vedete 4.4 positivo, tutte le altre regioni hanno diminuzioni, anche la Lombardia per intenderci, solo dell'8.5%, la nostra regione ha una diminuzione del 25%, tenete conto che ci sono regioni che hanno una diminuzione anche del 39-40% di popolazione, cioè parliamo di dati che fanno impressione, no? Da questo punto di vista. Anche questo, capite bene, che è molto importante se tu devi ragionare su un piano sociosanitario. Questo è l'andamento della popolazione della nostra regione prevista al 2027 secondo uno scenario, quel mediano, perché poi di solito in queste analisi ci sono diversi scenari, e questo è invece l'andamento previsto al 2070, quindi c'è una tendenza molto chiara da questo punto di vista, sul quale bisogna poi ragionare. Incominciamo a vedere qualche dato però estremamente utile, guardate, questo è un dato estremamente utile e ci fa capire come sta crescendo il numero di persone sole, solo femmine la parte elevata, solo maschi la parte sotto minore come livello numerico. Perché questo è importante? Perché è chiaro che un piano sociosanitario deve necessariamente confrontarsi e raffrontarsi con questi dati. Spesso queste sono persone che non vivono neanche in aree, chiamiamole, urbanizzate, e quindi questo determina un'ulteriore problematica sulla quale bisogna riflettere, no? Anche in termini di interventi. Questa è una slide recente presentata dal presidente dell'Istat 2 mesi fa, insieme, neanche 2 mesi fa, e ci fa vedere la natalità, mortalità per i principali comuni, alcuni comuni, della nostra regione. Allora il dato blu sono i nati per 1000, il dato rosso sono i morti per 1000 e il dato grigio rappresenta il saldo. Dove abbiamo un saldo molto elevato significa che i morti riescono ad essere di gran lunga superiore ai nati. E quindi vedete come questa situazione sia differenziata area a area. Perché questo è importante? Perché il piano sociosanitario deve tener conto delle differenze che ci sono a livello zonale, il che significa che se lo vai a comporre, e poi lo vedremo dai dati integrati sui risultati proprio della sanità, non puoi non tener conto di quello che accade, no? Perché prospetticamente vedete che le situazioni sono completamente diverse. Facciamo un esempio, Senigallia lo vedete lì, e anche Osimo hanno tutto sommato un saldo meno preoccupante, Ascoli Piceno, Fabriano, Macerata si caratterizzano per il saldo più rilevante in termini negativi.
collegandoci a quanto sto dicendo, è molto importante esaminare il trend stimato, qui ritorniamo al 2027, che ci fa vedere come a fronte di quella diminuzione di popolazione ci sono però due fasce di età, 65-84 anni e over 85, che aumentano in modo consistente. Questo non è un elemento fondamentale per un piano sociosanitario, è un elemento determinante, no? Perché abbiamo detto che una crescita di questa tipologia di popolazione richiede servizi differenziati a fronte di patologie croniche che diventano ancora più rilevanti, poi lo vedremo da questo punto di vista in maniera evidente. Questa è una slide, anche questa non presentata, ed è una slide che fa fare tante riflessioni, guardate. Ed è la previsione della popolazione, sempre elaborata dall'Istat, dal presidente Blangiardo, al 1 gennaio 20, al 1 gennaio 30, al 1 gennaio 50. Il blu rappresenta l'andamento della popolazione al 1 gennaio 20, il rosso al 1 gennaio 30 e il grigio al 1 gennaio 50. Cosa rappresentano queste curve? Ci fanno vedere, dove tocchiamo l'apice, quella che è la classe di popolazione maggiormente presente nel territorio. E quindi vedete che al gennaio 30 la classe più rilevante sarà tra i 60 e i 70 anni. A gennaio 50 sarà a 85, tra 75 e 80. Capite che significa, no? Se tu devi ragionare in termini di piani sociosanitario, questo è fondamentale. Che cosa abbiamo fatto noi? Perché poi diventa importante ragionare, con l'assessore l'abbiamo visto diverse volte, sul capitale umano, no? Perché dici, se io non ho il capitale umano, chi ci mandiamo? Quello è il problema. Allora, qui diamo un annuncio però, anche molto positivo. Allora io vi faccio vedere i nostri numeri, quindi quello che noi abbiamo fatto da questo punto di vista. Facoltà di Medicina e Chirurgia ad Ancona, nel 2019-2020 avevamo 192 posti. Oggi ne abbiamo 275, cioè non è che parliamo di aumenti limitati. Potevamo metterne 400, ma il Ministero non ce lo fa fare. Quindi abbiamo dei limiti oltre i quali non possiamo andare. Odontoiatria continua il suo percorso, ma ecco, questa è la novità, perché l'approvazione è venuta venerdì scorso, quindi abbiamo festeggiato esattamente pochi giorni fa questo risultato, che questo corso di laurea Medicine and Surgery in lingua inglese, che consente anche di diventare, e qui vedete la connessione con quello che vi stavo dicendo prima, ingegnere biomedico, ha 60 posti in più, quindi significa che noi passiamo solo quest'anno da 212 posizioni in laurea magistrali a 355. Continuo sempre per capire, questo noi lo possiamo fare perché abbiamo collaborato e collaboriamo con l'azienda ospedaliera universitaria, perché quando sono venuti a farci l'ispezione il Ministero, che cosa ci hanno detto? Ma gli stage, i tirocini in lingua inglese dove li facciamo? Ma voi avete il personale che ci permette di fare questo? E ovviamente questo è stato possibile perché con l'azienda ospedaliera universitaria abbiamo realizzato accordi di questo tipo, altrimenti non l'avremmo potuto fare, no? Quindi vi devo dire che questo per noi è un successo enorme dal punto di vista universitario, cioè di quelli dove tu ti metti la maglietta con orgoglio. Tenete conto che un corso del genere c'è solo a Milano, tra Humanitas e Politecnico di Milano, e c'è un altro corso, Federico II, Lecce, nel sud. Basta. Quindi capite bene l'importanza di un corso del genere, che ovviamente prenderà risorse, ma credo sia molto rilevante. Poi ci sono tutti i corsi di laurea triennali in professioni sanitarie. Io mi fermo lì, nel senso che non li ho elencati tutti, perché sono tanti. Però vi do il totale complessivo. Quindi parliamo degli infermieri, per intenderci, no? Gli infermieri, vedete, passano da Ancona 130 a 150 in questi tre anni, in ogni sede, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, noi siamo presenti in ogni provincia, da 65 a 75, abbiamo inserito ostetricia. Facendo la somma di tutto questo, in termini numerici, noi passiamo da 535 posti a 750 in pochissimi anni, no? Quindi quando dicevo il capitale umano non è il libro dei sogni, eccolo qua, cioè noi quello che possiamo fare in termini di incremento sulla base delle nostre forze l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto in maniera determinante, no? Questi sono dati molto, molto reali. Questi sono i corsi, guardate, anche questo è importante, di Medicine and Surgery vi ho già detto, no? Ma sono i corsi che abbiamo innescato ex novo
del 2021-2022. Scienze riabilitative delle professioni sanitarie a Pesaro, non c'era. Fisioterapia ad Ascoli Piceno. Logopedia a Fermo. E un altro corso fondamentale, guardate, credetemi, per chi ha questi problemi, fondamentale. Terapia della neuro e psicomotricità evolutiva a Macerata. E cioè che cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti su tutto il territorio regionale. Questo grazie alla collaborazione con la Regione. Perché questo tipo di presenza nasce da una convenzione con la Regione. Non nasce dal fatto che noi lo facciamo. Esiste una convenzione con la Regione. In totale, facendo la somma di tutto, nelle professioni sanitarie e medicina, quindi noi passiamo da 747 posizioni nel 2019-2020 a 1105 posizioni nel 2022-2023. Cioè una crescita enorme per il nostro Ateneo. Ripeto, tutto questo è convenzionato con la sanità regionale. Queste ancora non abbiamo la risposta, ne avevamo parlato l'altra volta, sono però le richieste che noi abbiamo fatto di ulteriori scuole di specializzazione. Adesso non voglio dire nulla, però aspettiamo che ci risponda il Ministero. E questo è un altro dato che ci è stato spesso richiesto anche dalla sanità regionale sull'utilizzo, tra virgolette, la valorizzazione dei nostri specializzandi. Il 95% degli specializzandi lavora in regione. 95%. E guardate i numeri, perché anche questo, dobbiamo parlare semplice, ma poi con i numeri. Nel 2018-2019 noi abbiamo 501 posizioni iscrivibili nelle scuole di specialità. Nel 2020-2021 901. Non è che sono incrementi del 10%, sono incrementi molto consistenti. A questi si sono sommati le borse che abbiamo presentato l'altro giorno, no? in conferenza stampa, cioè gli altri 110 di medici di medicina generale e 42 di specializzazione. Voi dite, perché c'entra questo con un piano sociosanitario? C'entra perché rappresenta quel capitale umano, no? Per evitare che non ci sia il libro dei sogni, perché se noi non ci prepariamo a questo, quando andiamo a fare il piano sociosanitario, chi ci mandiamo? Possiamo scrivere lì che c'è la casellina, ma chi ci va? Questo è un altro dato fondamentale che ci fa capire quant'è il personale universitario che svolge attività assistenziale presso gli enti del servizio sanitario regionale. 116 al 31 dicembre 2019, e lì sono individuate le strutture sanitarie convenzionate, questi sono i nostri docenti che hanno una convenzione in quelle strutture, no? E quindi aziende ospedaliere universitarie riuniti, dove ovviamente abbiamo il peso maggiore. Ma poi vedete che siamo presenti nella zona 2, 4, 5, all'IRCA e a Marche Nord. Siamo passati a 122 al 1 luglio 2022, quindi sono dati che ho fatto elaborare l'altro giorno. E di questi 38 sono direttori di SOD, SOD è la struttura complessa, quindi quella più importante. Per cui vedete il contributo, no, che c'è, ma tutto questo nasce in convenzione. L'ultima considerazione, che lega un po' quello che abbiamo detto in termini prospettici agli strumenti, è quello che abbiamo realizzato, sempre in collaborazione con l'azienda ospedaliera universitaria, che è il centro di ricerca e servizi di intelligenza artificiale e sanità digitale, medicina e biologia, dove aderiscono, guardate, tutti i principali... la maggior parte dei nostri dipartimenti, proprio perché il tema è un tema complessivo. Il direttore è il professor Andrea Giovagnoni, che è anche direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche. E qui le attività sono tante, veramente tante. Io ritorno su quella che poi a me interessa, e cioè monitorare pazienti e comunità. Perché poi ovviamente qui ci sono tutti interventi molto tecnici, di tipo sanitario, c'è l'integrazione dei dati biomedici, c'è tutta la genomica, c'è l'assistenza intelligente, qui c'è un mondo, veramente un mondo. Però all'interno di tutto quello che abbiamo detto, un tema fondamentale da questo punto di vista è il monitoraggio dei pazienti e delle comunità a fronte di quello che dicevamo, no? Cioè del fatto che avremo sempre più persone sole in zone non vicine spesso da raggiungere. Bene, allora continuiamo con il professor Marasca, che entra ad esaminare i dati di dettaglio relativamente appunto alla mobilità attiva, passiva, i risultati, alle performance, che rappresentano una componente, ma non
la componente, una delle componenti del nostro sistema. Ok, buongiorno a tutti. Allora, prendo le mosse dall'introduzione del magnifico rettore e andiamo immediatamente sui contenuti. Allora, questo... È formale. È magnifico sempre, vero? Allora, questo è un po' l'oggetto del lavoro che abbiamo svolto. Come vedete ci sono una serie di argomenti che hanno fatto da contesto, quindi le prospettive evolutive, l'impatto delle nuove tecnologie in sanità, ma anche il piano regionale della prevenzione, lo scenario demografico che è già stato affrontato, il quadro epidemiologico sia a livello nazionale che regionale. Poi su questo però, su questo approccio diciamo di carattere integrato, abbiamo focalizzato l'attenzione su tre aspetti. I flussi di mobilità sanitaria ospedaliera in particolare, perché vedremo che quella ospedaliera rappresenta una percentuale estremamente significativa di tutta la mobilità sanitaria regionale, parliamo del 75% a livello di mobilità passiva e del 79% a livello di mobilità attiva, quindi diciamo che sono cifre veramente molto molto importanti. Poi il trend demografico che è stato già accennato e poi il professor Travaglini concluderà l'esposizione con l'analisi dei fabbisogni di prestazioni che sono da assicurare nell'ambito dei servizi territoriali, quindi al di fuori della dinamica ospedaliera in senso più stretto. Cominciamo dallo studio dei flussi della mobilità ospedaliera. Allora, abbiamo concentrato prima di tutto l'analisi sul quinquennio ultimo disponibile, cioè 2017-2021. Abbiamo cercato di fare questa analisi per definire queste tendenze non soltanto sull'andamento dei valori o del numero dei ricoveri, che come diceva il magnifico rettore può rappresentare un elemento di semplicemente di excursus storico. Ma siamo andati alla ricerca di motivazioni che spiegassero perché quella domanda di prestazioni sanitarie, in particolare ospedaliere, si rivolgesse fuori regione. Quindi abbiamo cercato di comprendere le motivazioni della migrazione sanitaria, il grado di complessità dei ricoveri per le principali aree di fuga, dove per aree intendo sia aree mediche, aree di specialità mediche diverse, sia aree territoriali, perché vedremo che c'è un quadro abbastanza differenziato sia per tipo di specialità sia per area territoriale. Quindi questo a nostro avviso serve per dare delle prime indicazioni per il recupero di risorse a fronte di fabbisogni che hanno ormai dei tratti consolidati e anche dei tratti evolutivi prospettici abbastanza chiari, ma dove i margini di intervento da parte della capacità d'offerta del sistema regionale sono sicuramente molto molto alti. Cominciamo con alcuni numeri. Questo è l'andamento, vedete al centro della slide, possiamo concentrarci su quello, è l'andamento del saldo della mobilità sanitaria complessiva. Quindi vedete dal 2017 partiamo da uno storico negativo, sempre stato negativo negli ultimi anni il saldo della mobilità della Regione Marche, questo è il saldo complessivo, che parte da 47 milioni, scende leggermente nel 2019, poi il 2020 e il 2021 li abbiamo messi per completezza, il 2020 ovviamente non è significativo per tutte le motivazioni che potete ben comprendere, il 2021 abbiamo verificato che è parzialmente significativo perché ancora risente in qualche modo di restrizioni alla mobilità in generale. Ecco, la mobilità passiva ospedaliera, quello è il quadro a livello regionale. Riprendendo il quadro a livello regionale abbiamo una mobilità passiva con un totale di 114 milioni. I residenti nelle varie aree territoriali però si comportano in maniera differenziata, nel senso che noi abbiamo dei deflussi per andare a cercare la modalità di soddisfazione dei propri fabbisogni che si distribuiscono in maniera ineguale a seconda delle aree di residenza.
Per cui fatto pari a 100 il totale della mobilità passiva, questo è un valore medio, ho messo il valore medio dei 5 anni, abbiamo convenuto qui di esporre il valore medio, anche se il 2020 naturalmente fa abbassare un po' il valore. Però abbiamo l'area vasta 1 che ha un'incidenza molto significativa, l'area vasta 2 sensibilmente minore e via via ancora minore le altre aree vaste. Ecco, questo è soltanto per indicarvi il trend, vedete che con il 2020 c'è un abbassamento per tutte le aree vaste, altrimenti il trend nei 5 anni rimane sostanzialmente invariato, con piccole oscillazioni che non indicano fenomeni in cambiamento. Dove si orientano? Dove si orientano? Verso quali regioni si orientano i cittadini marchigiani che decidono di andare a usufruire di prestazioni di ricovero fuori regione? Queste sono le evidenze. Per il 50% circa, nella media del quinquennio, in Emilia-Romagna. Poi via via, vedete, Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, in misura minore. E poi l'insieme delle altre regioni, di tutte le altre regioni, cumula appena il 15%. Abbiamo parlato finora di valori, di milioni di euro. Provo a portarla un attimo in termini di numero di ricoveri. Mediamente nel quinquennio parliamo di oltre 30.000 ricoveri su base annua i cui fruitori decidono di andare fuori regione, per il 50% verso strutture dell'Emilia Romagna. Poi abbiamo provato a vedere quali fossero anche le aree, le specialità mediche con maggior impatto in termini di deflusso. E poi abbiamo provato su queste a titolo esemplificativo, potremmo dire, adesso riportiamo a titolo esemplificativo alcune che sono tra le più significative, abbiamo provato anche a relativizzare il discorso, perché un conto è il valore assoluto in termini di milioni di euro, altro poi è considerare magari che l'area vasta 4 ha un numero di residenti sensibilmente inferiore, ad esempio, rispetto all'area vasta 2, e quindi in qualche modo il dato andava relativizzato. Allora, la simulazione l'abbiamo fatta metodologicamente sull'area ortopedica e sull'area cardiologica interventistica. Perché questo? Perché dovevamo sceglierne alcune, abbiamo preferito sceglierle in termini di incidenza. L'incidenza in particolare dell'area ortopedica è abbastanza significativa, il 25% sono circa 30 milioni di euro medi annui sul totale della mobilità passiva, la cardiologica interventistica rappresenta mediamente il 7%, quindi molto meno, e quindi entrambe ci sono servite a livello metodologico. Ecco, questa è l'analisi di tipo relativo che abbiamo fatto utilizzando in maniera esemplificativa ortopedia e cardiologia interventistica. Vedete che rapportando a 1.000 abitanti, qui parliamo di ricoveri in mobilità passiva soltanto per i principali DRG, che poi sono pochi, di area ortopedica. Vedete che andiamo da un valore, il valore più basso è 3,15 per 1.000 abitanti dell'area vasta 5, l'area vasta 4 e l'area vasta 2 rimangono in un intorno abbastanza simile. Un po' più alto è il tasso dell'area vasta numero 3, 4,31, significativamente più alto, quindi a conferma che il valore assoluto in qualche modo riscontra anche con il valore relativizzato, 6,30 su 1.000 abitanti è per quanto riguarda i residenti dell'area vasta 1. Teniamo presente un altro aspetto, il messaggio lì in fondo alla slide. I ricoveri in mobilità passiva per area ortopedica si concentrano su un numero molto limitato di diagnosi, cioè non abbiamo diagnosi molto variegate, ma un numero molto molto concentrato, di poche unità, e presentano in genere una complessità limitata. Quindi la fuga non è spiegabile con una ricerca di poli di eccellenza esterni per patologie di particolare gravità. Abbiamo addirittura provato, sempre per esemplificare la metodologia che può essere replicata per tutte le specialità naturalmente, abbiamo provato anche questa matrice diagnosi-destinazione. Che cosa vuol dire? Per le principali diagnosi abbiamo individuato quali fossero
i poli di destinazione extra regione verso cui si orientano maggiormente i cittadini che decidono di andare a usufruire di queste prestazioni di ricovero fuori regione. Allora, vedete, l'Emilia-Romagna, i maggiori flussi, abbiamo visto, provengono dai residenti dell'area vasta 1 e 2. Se noi andiamo a leggere i nomi delle cliniche presso cui questi ricoveri si concentrano, troviamo sicuramente qualche nome che gode nell'immaginario collettivo di un discreto elemento di fiducia, di nomea, ma molti, molto meno. Molti nomi di queste cliniche sono cliniche che probabilmente garantiscono un servizio di alto livello da qualche punto di vista, ma che non rappresentano sicuramente eccellenze nell'area ortopedica riconosciute a livello nazionale o oltre. Un altro aspetto, sapete che tra le cause, diciamo in letteratura, tra le cause che spiegano la mobilità passiva, ci sono essenzialmente fattori di prossimità, quindi comodità perché c'è la struttura vicino, accanto a fattori invece che sono determinati da una valutazione qualitativa, per cui c'è la percezione di qualità più o meno corretta della struttura. Per l'Emilia-Romagna si potrebbe pensare che il fattore di prossimità sia quello che spiega maggiormente. Allora, probabilmente è così, ma se noi andiamo a vedere i nomi di quelle cliniche e noi abbiamo visto anche la distribuzione dei ricoveri fra queste cliniche, il fattore di prossimità non è esplicativo, perché molti di quelli dell'area ortopedica vanno ad esempio alla villa di Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Ravenna, che è molto più lontana rispetto ad esempio all'area vasta 1, rispetto a tutte quelle altre cliniche che vedete lì, che sarebbero a poche decine di chilometri rispetto alla residenza dei territori dell'area vasta 1. Lo stesso abbiamo fatto per la cardiologia interventistica, abbiamo relativizzato anche per la cardiologia interventistica. Qui andiamo, era abbastanza attendibile questo, ce lo potevamo aspettare, 0,26 per mille per DRG cardiologici nell'area vasta 2, essendo l'area vasta che ospita un polo di eccellenza come l'azienda di ospedali riuniti, l'azienda ospedaliera universitaria. Poi abbiamo, vedete, dei valori che oscillano attorno allo 0,5. C'è un fenomeno abbastanza rilevante che è 1,40 per mille abitanti che caratterizza l'area vasta 4. Quindi nell'area vasta 4 sicuramente c'è una criticità. I ricoveri in mobilità passiva anche in questo caso si concentrano su un numero molto limitato di diagnosi e la complessità media del DRG collegato è limitata. Non parliamo di fattori a particolare rischio. Da questo punto di vista, alcune indicazioni molto veloci, vado molto veloce su questo. Sicuramente questo ci fa capire che occorre costruire in alcuni casi, potenziare le reti cliniche e poi costruire dei punti di attrazione per le patologie più rilevanti, non solo le due che abbiamo usato a titolo esemplificativo, ma anche altre. Quindi per l'area ortopedica sicuramente vale questo, per l'area della cardiologia le modalità organizzative della effettiva presa in carico da parte del sistema, vedremo che la cardiologia interventistica fa anche molta mobilità attiva, quindi c'è qualcosa che effettivamente va approfondito meglio, perché se facciamo molta mobilità attiva in teoria non dovremmo subire un flusso significativo di mobilità passiva, eppure questo succede anche se la distribuzione territoriale e i DRG non sono esattamente gli stessi. Andiamo sulla mobilità attiva. Allora, la mobilità attiva, questi sono i valori complessivi, vedete, vicini, prossimi agli 800 milioni di euro, con un contributo di circa il 15% medio nel quinquennio dovuto alle strutture del privato convenzionato. Ecco, anche per la mobilità attiva abbiamo approfondito quali possono essere le aree che presentano maggiore interesse in termini prospettici. E quindi abbiamo fatto una distinzione per aree territoriali e poi vedremo subito a seguire per le principali specialità
mediche che generano mobilità attiva. Dal punto di vista territoriale abbiamo una, anche qui una situazione abbastanza variegata. Vedete, si va dal 39,23% dell'area vasta 2, questo poteva essere di nuovo un dato che ci potevamo aspettare, e c'è una percentuale comunque molto significativa dell'area vasta 5 e percentuali via via più basse nelle altre aree vaste. Da rilevare che, visto che abbiamo accennato il contributo delle strutture private alla mobilità attiva, anche questo è disomogeneo sul territorio, cioè molto limitato nell'area vasta 1. L'area vasta 1 fa tutto sommato poca mobilità attiva, ma la fa tutta con le strutture pubbliche. Invece ci sono altre aree vaste che fanno magari mobilità attiva molto più significativa, ma con un contributo del privato convenzionato più importante. Queste sono le aree disciplinari che generano maggiore mobilità attiva. Allora, a parte l'area neurologica e quella della chirurgia generale, che sono nuove, ci sono anche due aree che già conosciamo, cioè l'area ortopedico-traumatologica, ortopedica tout court, e l'area della cardiologia interventistica. I DRG non sono esattamente gli stessi, i territori dove sono posizionate le strutture che generano mobilità attiva non sono esattamente gli stessi di quelli dove risiedono i cittadini che si orientano verso altre regioni, però è singolare, anche se poi nelle altre regioni abbiamo fatto le analisi comparative, riscontriamo fenomeni similari, è singolare che ci siano le stesse aree anche nell'ambito della mobilità attiva. Complessivamente che cosa succede? Allora, il saldo di mobilità ospedaliera regionale medio nel quinquennio, considerando che il 2020 l'ha drasticamente abbassato per fenomeni assolutamente non governabili. Allora, il valore medio viene 26 milioni negativo. Se togliessimo il 2020 verrebbe ancora il valore medio significativamente peggiore. Da cosa, se lo andiamo a articolare per aree territoriali, da cosa proviene? Proviene sostanzialmente da un'area vasta 1 che ha nel quinquennio un valore molto rilevante di saldo passivo. Anche l'area vasta 4 e l'area vasta 3 hanno dei saldi passivi, anche se numericamente decisamente meno pesanti. E poi l'area vasta 5 e l'area vasta 2 che invece complessivamente hanno un saldo per cui la mobilità attiva supera la mobilità passiva. Per brevità salto una slide che avevo preparato per il trend, per far vedere il trend tra il 2017 e il 2021. Il trend non presenta variazioni significative da un anno all'altro, per cui l'esame del valore medio sicuramente dà già l'idea fondamentale. Abbiamo detto di ragionare in termini però di prospettici, di fabbisogni, chi mi ha preceduto ci ha già insistito molto. Allora, l'evoluzione dei fabbisogni è sicuramente legata a fattori demografici, sono stati già spiegati, e anche al recupero post-Covid, perché abbiamo tutto un insieme di prestazioni, come sapete bene, che si sono accodate con ritardi significativi. Allora, i tratti evolutivi della domanda, dove intervenire sulla base delle evidenze complessive del lavoro e articolate del lavoro, sono, credo, sicuramente facilmente rintracciabili. Ci sono delle combinazioni tra specialità e aree territoriali dove i margini di intervento sono veramente molto ampi. Che cosa significa questo? Occorre intercettare la domanda che va fuori regione e occorre intercettare una quota quanto più alta possibile delle risorse finanziarie che adesso generano il saldo passivo di mobilità. Quelle sono risorse finanziarie che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale alla Regione Marche e che la Regione Marche non fa altro che girare ad altre regioni. Intercettarne una parte significa avere la possibilità di aumentare la capacità attrattiva delle strutture del servizio sanitario regionale molto molto rilevante. Anche grazie, è stato ricordato, alla combinazione di servizi tradizionali
con servizi di carattere legati alle tecnologie innovative, la telemedicina, l'intelligenza artificiale, sono destinate ad aumentare significativamente la capacità d'offerta. Capacità d'offerta a livello di mobilità ospedaliera, e chiudo, non solo come poli di eccellenza, che ovviamente se generano mobilità attiva rappresentano un plus di tutto rispetto, ma anche le reti cliniche ospedaliere integrate e protocolli da rendere effettivi. Oggi ci sono reti cliniche ospedaliere e protocolli che appunto necessitano di essere ancora messi a terra. In prospettiva forse si potrebbe anche ragionare, l'ho messa col punto interrogativo, in termini di accreditamento di strutture che qualifichino questo potenziamento delle reti cliniche e dei protocolli. Mi fermo qua e cedo la parola al professor Travaglini. Lo riprendo da tuo. Bene, buongiorno. Non senza ringraziare l'Università Politecnica e la Regione per la fiducia di prendere anche qualche contributo dall'esterno. Ripartiamo dallo scenario demografico, perché noi fino adesso abbiamo parlato di una parte della popolazione, cioè della parte che si ricovera, della parte che si opera, eccetera. Ma noi abbiamo in realtà un problema relativa all'assistenza di 1,5 milioni di marchigiani, che tendenzialmente diventeranno più anziani, come prima ha illustrato il magnifico rettore, sia per la parte 65-75 sia per oltre 85 anni, che tendenzialmente vivranno sempre più soli. Abbiamo 196.000 soli, 210.000 nel 2030, la stima è 230.000 nel 2040, e quindi, e non sempre le reti familiari, se guardiamo i dati Istat sulle reti familiari, noi abbiamo ormai la generazione sandwich della persona che si deve prendere carico del genitore, del figlio, del nipote, eccetera. Quindi il nostro problema a questo punto è quello di prendere in carico questo 25,6% di ultra 65 anni, sapendo, e la parola fondamentale che volevo usare era proprio il concetto di presa in carico. Cioè noi abbiamo la necessità di pensare a quali sono le caratteristiche e i bisogni delle persone che vivono nelle Marche, specialmente oserei dire delle persone che non li manifestano, perché esiste anche una questione di equità di accesso. Spesso le persone che si curano meno sono le persone meno attrezzate dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale. Queste persone rischiano, specialmente se hanno delle cronicità, di peggiorare la propria situazione di cronicità e poi, se volessimo essere, di gravare in maniera molto maggiore sul sistema sanitario. L'esempio classico è la persona che magari non cura bene il proprio diabete o la propria insufficienza renale o il proprio glaucoma e poi peggiora. Questo ha un effetto anche fortemente economico, perché mentre un diabete curato bene può costare 200-300 euro all'anno, una dialisi costa 30.000, 40.000, 50.000 all'anno. Noi abbiamo il problema di seguire quei cinquantenni, quei sessantenni, quei settantenni e fare in modo che rimangano in salute. E se andiamo a vedere, in Italia esiste un rapporto Osserva Salute riproposto tutti gli anni dall'Università Cattolica, ormai con una certa storicità, e si stimano, dobbiamo pensare sempre che abbiamo 1,5 milioni di popolazione, la prevalenza delle patologie croniche. Non tutte, in molti casi ci sono multipatologie, nel senso che noi possiamo avere la persona che ha una malattia ischemica, l'ipertensione, eccetera. Ma in ogni caso, se dobbiamo andare a guardare, noi abbiamo ogni anno
circa 30.000 pneumopatie cronico-ostruttive, 50.000 persone che soffrono di malattie del cuore, 50 che hanno un ictus ischemico, circa 100.000 diabetici di tipo 2. E questi 100.000, così come 80.000 con l'asma bronchiale, 200.000 con disturbi tiroidei. Abbiamo ragionato ovviamente per macro temi, potremmo andare a ragionare singolarmente, vedere quali sono le prescrizioni, eccetera. Bene, il nostro problema è prendere in carico queste persone. E qui siamo sollecitati a quello che ha indotto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il famoso DM71, che poi è diventato DM77 in realtà, e che parla di medicina di iniziativa e preso in carico di cronicità a fronte di un progetto di salute. Cosa significa medicina di iniziativa? Molto semplice. Non aspettiamo che la persona manifesti il problema, ma alla luce dei dati, alla luce della conoscenza epidemiologica, alla luce dello storico, anche alla luce dell'integrazione, andiamo a cercare la persona, proporre la presa in carico per evitare il complicato. Il nostro problema è mantenere quei 50, 60, 10, eccetera, in salute più tempo possibile, sia per aumentare la qualità della vita che per facilitare il lavoro. Quindi, cosa possiamo fare per questo? Operare la stratificazione per profilo di rischio. Quanti diabetici? Quante persone con un certo tipo di problema? Quante persone sole? E su questo pensare però di gruppo di definire un approccio. Approccio che è il piano diagnostico terapeutico assistenziale, che diventa un progetto di assistenza individualizzata, anche con l'utilizzo di tutte queste delle nozioni tecnologiche di cui diceva il rettore, nel senso che parliamo di integrazione di telemedicina, parliamo di lettura di dati, parliamo di controllo a distanza, parliamo di tutto questo, che però deve essere pensato rispetto alla persona, partenne, sessantenne, che vive sola, che vive in un luogo diverso, e che magari non ha facilità assoluta. Tra l'altro, notavo prima nei trend demografici come i trend demografici meno soddisfacenti sono quelle delle aree interne, mentre quelle più soddisfacenti sono della costa, che è una tendenza, diciamo, assolutamente nazionale. Quindi, per le patologie croniche, oltre a tutto l'aspetto del piano della prevenzione che è stato sviluppato, per cui ovviamente abbiamo la prevenzione alimentare, del tabagismo, eccetera, noi dobbiamo valutare qual è la posizione di riferimento, valutare le priorità e definire un'offerta appropriata. Allora, qual è il problema? Noi dobbiamo fare questo adeguando la capacità delle prestazioni della rete assistenziale e attivando la rete territoriale. Vi spiego. Tutte queste prestazioni non vanno, se non in caso particolare, indirizzate agli ospedali per acuti. Perché gli ospedali per acuti garantiranno le prestazioni specialistiche, garantiranno i casi più importanti, ma dobbiamo riuscire a portare la gestione della cronicità sul territorio nel momento del sistema integrato fra medici di generale, prestiti territoriali come saranno strutturati, casi della salute, distretti. Si parla sempre più e occorrerà ovviamente mettere a terra l'eventuale collaborazione delle farmacie di servizio. Occorrerà ragionare complessivamente di qual è la situazione territoriale, come è possibile realizzare. L'altra questione è l'integrazione informativa, perché attraverso l'integrazione informativa non sarà più il paziente che va in giro, ma sarà ogni operatore che riesce a inquadrare tutto. Quindi
Abbiamo fatto un'ipotesi. Noi dobbiamo, per esempio, nel caso del diabete, che è una delle patologie più rilevanti, se noi abbiamo 100.000 diabetici, noi dobbiamo pensare di offrire a questi 100.000 diabetici almeno una visita all'anno dal medico di medicina generale che fa alcune cose. Se fra una visita e l'altra, ogni 3 mesi, 6 mesi, l'infermiere di famiglia oppure domiciliare farà il monitoraggio. Quando il monitoraggio lo fa da solo, non c'è problema. Sarà necessario programmare esami periodici, interventi dietetici e, per evitare le grandi complicazioni, il fluttuosopoli piuttosto che l'elettrocardiogramma. Questa è l'applicazione di un modello che può essere ampliato. Esistono già modelli EPDTA. Non sempre i PDTA deliberati o i PDTA che stanno nei programmi sono effettivamente applicati. Perché l'altra questione è che noi dobbiamo ovviamente pensare a questa applicazione. Quali sono? Quali sono criticità e opportunità? Una la criticità è quella che dicevo adesso. Spesso abbiamo programmi sanitari che dobbiamo rendere effettivi, ovviamente con la gradualità e ovviamente nella domiciliarità. Secondo, noi abbiamo una regione geograficamente complessa e dobbiamo cercare di dare l'opportunità ai residenti del territorio periferico, quale quella della regione centrale. L'altra cosa è quella che diceva giustamente il rettore. Queste cose si fanno col personale, quindi la formazione del personale che è scarsa, la ritenzione del personale sul territorio è fondamentale. Poi ci portiamo indietro ancora dalla pandemia un po' di prestazioni da recuperare, un po' di screening, eccetera. Quindi avremo la rincorsa e l'innovazione. Con qual è la parte positiva? Primo, i modelli del DM77. Che sono ormai sanzionati dall'accordo di programma, dicono si fa così, quindi non ci sono resi. Secondo, l'integrazione del fascicolo sanitario e di tutte le informazioni permette di integrare le informazioni e vedere le cose in maniera trasversale. Terzo, le reti cliniche, di cui prima si diceva, consentono di orientare le prestazioni più critiche verso percorsi definiti e lasciare libero il resto. Le ultime due cose, queste reti cliniche, non è che i PDTA nascono da un decreto dello Stato che arriva, no, nascono sostanzialmente da un lavoro di collaborazione dei clinici con i vertici delle ASL piuttosto che della sanità regionale di collaborazione. Tutto questo è possibile anche grazie al recupero di quelle risorse che vengono dalla comunità. Le due linee che qui chiudo sono da curare su questo, sono innanzitutto la integralità, la distribuzione su tutto il territorio, perché magari noi possiamo avere delle eccellenze, però è il luogo meno curato che dà il livello. E secondo, una inevitabile gradualità. Non si potrà fare tutto, però è assolutamente importante pensare questo percorso per prendere in carico, perché noi, come dicevamo, abbiamo quel numero di persone che dobbiamo prendere in carico e seguire perché possono sentirsi curati e presi. Grazie. Grazie, professor Tavini. Ora il dottor Gozzini illustra l'ultima parte, prima delle conclusioni dell'assessore, una riflessione velocissima perché stiamo veramente andando con tempi lunghissimi, però il dottor Gozzini illustra l'analisi dei fabbisogni sanitari nella nostra regione. Sì, io, Presidente, grazie. Intanto mi inchino davanti all'università, io non sono universitario, do a parlare dopo 3 universitari, compreso il rettore, mi emoziona sempre comunque, da ex studente e poi laureato, insomma. Mondo accademico. E vabbè, io farò una sintesi di queste slide che scorreranno e sono indicative. E l'obiettivo sono i fabbisogni.
quindi partendo, è quello che stiamo facendo come agenzia regionale sanitaria, mettendo insieme dati, numeri che nascono dall'evidenza scientifica, come diceva bene il rettore, i numeri poi parlano, c'è poco da discutere, il numero è numero, quindi e l'evidenza scientifica è ciò che la comunità scientifica ritiene il dato centrato su cui poi pensare, elaborare delle strategie. Chiaramente arrivare a una previsione certa attraverso ormai l'algoritmica, no? Perché anche lì si muovono i numeri per dirti poi cosa succederà domani. Abbiamo visto prima come si va fino al 2070 immaginando cosa succede. Se non lavoriamo sul futuro non possiamo poi lavorare sul presente che è già domani, quindi questo è obbligatorio. E quello che vorremmo cambiare è un po' il paradigma, no? Non partire dalla domanda, ma cioè il governo della domanda, scusate, il governo della domanda per offrire una corretta offerta. Gioco di parole, ma è così. E questo è il motivo per cui noi ci stiamo muovendo con una serie di azioni e dati e numeri. L'obiettivo finale è avere per ogni comune di residenza di questa regione l'esigenza sanitaria, il bisogno di salute e la verifica, il calcolo preciso dello stato, diciamo, di salute. Meglio usare salute, non il termine malattia, perché così guarda già a quello che diceva il professor Travaglini, la presa in carico è la prevenzione, il mantenimento dello stato di salute. Noi sappiamo che spendiamo il 70% della spesa per curare il 30% delle persone, ok? E se non ci fermiamo un attimino a dire non investiamo un po' più di più sul, sul al contrario, no? Il 30%, il 70% dei sani, tra virgolette cosiddetti sani, perché è un principio che non è da verificare se sono veramente sani, anche perché lo stato di patologia, finché tu stai bene, fino a un minuto prima stavi bene, poi non stai bene. E questo bisogna investire su quella partita lì per invertire la tendenza, di modo che risparmiamo quel 70% di spesa farmaceutica, perché sappiamo quante persone vanno avanti con pastiglie fino a 10 addirittura al giorno, quindi invertire questa tendenza, quindi capire attraverso il comune di residenza, la stratificazione della popolazione, quindi il dato di stratificazione, il bisogno di salute, considerando lo stato di cronicità che ce lo sviluppa, e attraverso tutta una serie di dati, demografia, dati sanitari, sociali, quindi sociali, sociosanitari che incidono, gli indicatori di rischio, dati organizzativi anche riguardo al futuro dello scenario del personale sanitario che cambia, no? E si muove rispetto a una serie di bisogni di mercato, di tendenze. I consumi dei farmaci, come dicevo prima, sono fondamentali perché ti fanno capire come lì viene richiesta una certa cosa, i luoghi di cura, quindi per calibrare poi l'offerta strategica nei prossimi anni, dobbiamo spostare il luogo di cura, lo spostiamo, dobbiamo incrementarlo, dobbiamo diversificarlo, cambiare l'oggetto del luogo di cura, perché no? Quindi il PNR ci aiuta proprio in questo a dire voi dovete fare una serie di azioni sul territorio, e questo lo sappiamo, cioè aumentare le case di comunità, spazi di comunità, perché la risposta deve essere già territoriale, oltre che ospedaliera. E quindi lo studio delle patologie e il personale. L'obiettivo è una previsione a 10 anni, quindi che poi metteremo nel piano sociosanitario che in autunno verrà sviluppato, per costruire un modello nel piano sanitario con una corretta offerta. Questo è l'obiettivo, una corretta offerta in base ai reali fabbisogni della nostra popolazione marchigiana, comune per comune, area per area, provincia per provincia, eccetera eccetera. Grazie. La ringrazio dottor Gozzini anche per la sintesi che ci ha fatto, veramente molto efficace, però credo che incrociando questi dati della demografia, delle malattie presenti, della cronicità, incrociando i dati della mobilità attiva, della mobilità passiva, in realtà questi numeri ci dicono molto di più di quello che può sembrare. E se io vado a vedere poi l'organizzazione sanitaria, la presenza dell'operatore privato in alcune aree piuttosto che in altre, e alcuni servizi in alcune aree piuttosto che in altre,
vedo che sicuramente nella riorganizzazione del piano sociosanitario questi numeri ci danno delle indicazioni molto precise, che io chiaramente non voglio anticipare oggi, ma credo che sia fondamentale in una fase, in un'epoca dove le risorse sono poche e dove l'invecchiamento della popolazione e la desertificazione, lo spopolamento di alcune aree comporta comunque un impegno forte per l'assistenza delle persone, degli abitanti, credo che noi dobbiamo riflettere in maniera approfondita e in maniera anche molto supportata da dati scientifici, perché poi ogni scelta imprecisa o peggio sbagliata o superficiale in realtà comporta una spesa indebita, un'uscita indebita che potrebbe essere invece utilizzata in servizi più efficaci e efficienti. Passerei la parola all'assessore Saltamartini per le sue valutazioni. Io Presidente devo aggiungere solamente qualche cosa, perché si tratta di una conferenza stampa che ha assunto le sembianze di un seminario, quindi ringrazio naturalmente tutti i professori dell'università e i dirigenti della sanità, dottor Gozzini, e soprattutto il Presidente. Mi veniva di parafrasare Nessun dorma di Puccini, no? Aveva atteso tutta la notte per l'amore, e noi dobbiamo attendere la nostra notte per migliorare la sanità. Sulla base di questi dati nessuno può dormire, quindi il personale politico, i dirigenti, perché noi siamo stati eletti per dare un segnale ai cittadini marchigiani. I dati spazzano via tutte quelle opinioni o quelle false opinioni, perché non c'è questo ospedale da questa parte o perché non c'è questa struttura dall'altra. I dati rispondono a un dato assolutamente oggettivo, e il sistema che abbiamo avviato con la presentazione della legge 13 e con i provvedimenti successivi è stato ben esposto. Rinnovo naturalmente il ringraziamento al professor Gregori e ai nostri professori, perché in modo icastico hanno dimostrato che appunto la scienza, la ricerca scientifica si applica perfettamente alle scelte politiche, che sono anche e soprattutto scelte di natura tecnica. Io penso che con il Presidente Acquaroli, che ha voluto testardamente questi dati, cioè dal primo giorno in cui l'ho incontrato parlava tutti i giorni di questi dati, e quindi finalmente Presidente siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, e questo ci impegna. Però mi dà anche la possibilità, dopo tante delusioni, da assessore alla sanità, che c'è una bella luce in fondo al tunnel, insomma c'è la possibilità, Presidente, di risolvere i problemi dei marchigiani e soprattutto di impegnare le risorse, se mi permettete, in modo più coerente con il raggiungimento dell'obiettivo. Le risorse pubbliche sono veramente straordinariamente importanti, sappiamo quali sono le traversie del nostro Paese, ma spendere meglio è anche un dovere etico, non solo un obiettivo politico. Noi intendiamo spendere meglio per garantire più servizi. Poi il resto, Presidente, dobbiamo dimostrarlo con i servizi, perché i marchigiani, al di là delle presentazioni, lo verificheranno nei prossimi anni. Naturalmente il dato, e concludo, dell'aumento delle borse di specializzazione, l'impegno dell'università è un impegno molto importante, lo abbiamo visto, e questo dimostra come questa piccola regione trovi delle risorse che molto spesso nelle grandi regioni non si trovi. Grazie. Un ringraziamento all'assessore Saltamartini. Chiudendo veramente questa conferenza, che è diventato un convegno, però credo che sia stato molto utile, perché è importante per tutti i nostri interlocutori, i soggetti e gli operatori della sanità, ma anche i mezzi di stampa, i cittadini, conoscere quella che è la realtà delle esigenze della nostra regione dal punto di vista sanitario, e anche quelli che sono i movimenti che, come dicevo prima, per il tramite della mobilità e per il tramite di altri fattori variabili si vengono a cadere nella nostra regione. Io credo che, ringraziando veramente per il lavoro molto approfondito che è stato fatto l'università e il nostro dipartimento, l'Agenzia Regionale della Sanità, l'ARS,
Credo e vi invito a continuare su questo lavoro, che avrà altre, lasciatemi utilizzare questo termine, puntate, perché la conoscenza e l'approfondimento di questi dati è il vero e unico supporto per la politica, per le istituzioni, per i dirigenti a compiere scelte che siano fatte a ragion veduta e non frutto di campanili o di altre logiche che purtroppo oggi non sono giuste e non possiamo più permetterci. Quindi cercheremo di continuare a lavorare su questa direzione, ringraziando veramente per la serietà e l'alto grado scientifico dimostrato. Vi ringrazio e ci diamo appuntamento a presto per per i prossimi appuntamenti, per le prossime valutazioni. Grazie e buon proseguimento di giornata.